Buonasera a tutti, io mi presento, mi chiamo Yoko Yamada, vengo da Venezia, ma come avrete intuito dal mio nome e dagli occhi a mandorla, il mio paese d'origine è Brescia. E io sono mezzo sangue, mia madre è italiana e il mio babbo è giapponese, per cui io fin da piccolina ho imparato due lingue completamente diverse tra loro. Una con questi suoni molto armonici, melodici, molto fluida, no? L'italiano. L'altra invece è molto più dura, austera, con questi suoni gutturali che quasi incute timore, no? Il bresciano. Per cui io sono cresciuta in questo dualismo meraviglioso che mi ha resa la persona che sono oggi, bipolare. Ecco, poi io il giapponese l'ho studiato all'università e vi assicuro è una lingua bislacca, cioè fate conto che non ha né il genere né il numero. Quindi se tu per esempio vuoi dire esco con gli amici, per dire amici usi il termine tomodachi, che vuol dire appunto amici, amiche, amico, amica. Per cui se io a 15 anni uscivo di casa dicendo a mio padre esco con tomodachi, se nella sua testa era un plurale femminile, nella mia era un onestissimo singolare maschile. Che poi abbia scoperto di essere lesbica è un'altra storia. E beh, poi il giapponese è strano perché... Oh, voi avete mai visto due giapponesi parlare tra loro? Sembrano sempre molto sorpresi. Soka. Donne, uomini, giovani, vecchi, chiunque. E poi ho capito, perché loro il verbo lo mettono alla fine della frase. Cioè è come se ti dicessi ieri in treno una bellissima ragazza. Oh... sognato, poteva essere ho visto, ho incrociato, ho baciato, che ne sai, lo scopri alla fine. E poi il giapponese è strano perché loro non dicono mai di no, ve lo giuro, un giapponese non ti dirà mai di no, perché per loro è considerato troppo scortese, maleducato, troppo diretto. Loro piuttosto usano questa parola dolcissima, gentilissima, che è chotto. Chotto letteralmente significa poco. E in realtà fa parte di quelle espressioni vaghe, indefinite, che i giapponesi amano tantissimo e usano tantissimo. Chotto lo usi quando vuoi evitare di esprimere in modo diretto il tuo dissenso. Per esempio, seguitemi, in Giappone è considerato scortese rifiutare in modo diretto un invito. Quindi, pati ikun desu ka? Vieni al mio party? Chotto... Fanno proprio così, inclinano la testa, non aria... sinceramente dispiaciuta, tu magari vuoi dire guarda scusa non ho l'abito adatto, ciotto avevo già preso un impegno, ciotto i party mi piacciono, sì ma tu mi stai sui coglioni, ciotto grazie. Questa parola la usano anche per evitare di criticare qualcosa o qualcuno, come conosco domo, cosa pensi del mio vestito? E tu vorresti dire è bella la forma, sì ma un colore di merda, ciotto. E io questa parola incredibile vorrei usarla tantissimo anche qua in Italia, in tante occasioni, come quando mi citofonano i testimoni di Geova a casa, quando per strada incontri quelli dell'UNICEF, oppure anche per esempio quella volta che ero al bar con le mie amiche e a un certo punto mi si avvicina questo ragazzo che mi fa posso offrirti da bere? Allora questo aveva una maglietta con scritto The Man e una freccia verso l'alto The Legend e una freccia verso il basso. Ciotto! Che in quel caso significava scusa ma sono lesbica. Avrei voluto dire ciotto anche quella volta in cui ero stesa sul lettino di ospedale col gastroenterologo accanto che mentre mi infilava una sonda su per il culo mi fa si rilassi. E io avrei voluto dire ciotto, invece mollai un peto, ma anche questa è un'altra storia. Il ciotto appunto viene usato spesso, soprattutto nella lingua parlata. Infatti anche con mio padre capita spesso. Ecco mio padre. Io vorrei darvi un quadro ben definito di chi è questa persona. Fate conto, lui si è trasferito in Italia, a Brescia, appunto 40 anni fa, per cui si è perfettamente integrato nella vita di tutti i giorni. Voi immaginatevi quest'uomo distinto che in armatura samurai, elmo di ferro, calzari corazzati, foderati in pelliccia d'orso e una katana. Una katana forgiata 700 anni fa viene da me, mi guarda e mi dice... Yoko-chan, piccola Yoko. Oregato takino kotabeta no? Hai mangiato i funghi che ho raccolto? Hai oskatta yo? Sì, erano buonissimi. Sore dei doshite zenbu tabenakatta ka? E allora perché non li hai mangiati tutti? Papi, erano tanti, cioè fai conto, io avevo già mangiato, per cui li ho assaggiati con la mamma. Nihongo de! Dillo in giapponese. Chotto... Comunque la diamonica non è la cosa più inquietante che succede alle medie. A dicembre ero in una prima media, sono entrata, gli ho chiesto qual è il vostro libro preferito? E una ragazzina mi ha risposto 50 sfere grigio.
Io, come scusa, tesoro? Cioè, tesorino? 11 anni, tesorino della casa, no? Ah, 50 storie grigio, carcola, ho visto il film, ho letto il libro, è il mio libro preferito, prestere. Sì, a Roma parlano così perché praticamente tolgono le vocali, fanno la crasi, è tutta un'unica consonante, una memoria ellenica praticamente, non so se qualcuno ha memoria di questa cosa, se volete ci potete provare, prurrido, no, solo le consonanti, prurrido, prustre, prustre, bene, ci siamo, 8, posso dire. Cioè lei ha 11 anni, è in questa situazione, io a 11 anni piangevo davanti a E.T., lei a 11 anni scopre il sesso, cosa che non sarebbe neanche male. Il problema è che lo scopre da una che ha 25 anni e vergine, non si è mai toccata, e per essere iniziata aspetta che uno psicopatico miliardario la sottometta, la metta incinta e poi la sposi. Praticamente un misto tra La Bella e la Bestia e Maria di Nazareth. Però fetish, un po' fetish, la corona di spine, sai, queste cose fetish. Invece a ottobre entro sempre in una classe prima media e mentre entro vedo due che stanno litigando, no? Due ragazzini, e uno gli fa all'altro: tu madre è una pompinara! E io faccio: fermi tutti. Matteo, ma tu lo sai che cosa vuol dire la parola che hai usato? Cioè, lo sai cosa vuol dire? No, non lo so. Infatti. Lo so io, fa Filippo, che è il suo compagno smaliziato che gli sta accanto. È quando una donna dà i baci sul pisello. Bravo Filippo, 8! Giusto, è esattamente questo. Però vedi Filippo che se lo diciamo così suona un po' meglio, no? Non sembra più un insulto se lo diciamo così, perché scusate bambini e bambine, che a 11 anni bambini e bambine siete, ma noi i baci a chi è che li diamo? A quelli a cui vogliamo bene. Ecco. Poi dove glieli diamo saranno pure un po' cazzo. Cavoli nostri, no? Bambini, voglio dire. Guardate, vi dico una cosa, nel segreto delle loro camere da letto le mamme e i papà si danno i baci dove gli pare. Ho detto, a una prima media. E la cosa ha definitivamente messo a tacere la questione. Gabbio per me? No. Però c'era un solo rumore che aleggiava nella classe. Era l'insegnante di ruolo dietro di me che stava avendo un infarto probabilmente, perché lei non gliel'avrebbe mai spiegata così la situazione, giusto? Cioè, io invece ho tentato di fargli capire come quella cosa non avesse proprio senso come insulto, perché se dare quei baci lì all'uomo che ci piace vuol di essere delle pompinare. Ma quante siamo stasera, raga? Così poche, ma non credo proprio. Non credo proprio. I pompini. Quanta dedizione. Quanta attenzione per imparare le tecniche migliori. Per aggiornarsi, casomai ci fosse qualcosa di nuovo che ancora non sai, no? Quanta empatia per capire le differenze tra uomo e uomo. Quanta dolcezza, quanta soddisfazione. Lo direi anche alle ragazzine, fare i pompini è un atto d'amore meraviglioso. E ai ragazzini direi, però vanno ricambiati, eh? Namo un po', forza un po'. E se non li ricambi, che ne so, niente patente. Addirittura fa lui terrorizzato. Eh sì. Ma non sarebbe meglio insegnare queste cose importantissime nelle scuole? Io ci stavo provando, però è difficile perché l'ultima volta che ho provato a dire a un primo superiore che YouPorn non è la verità, la prima fila dei maschi si è alzata urlando: come no? Erano terrorizzati. Mi sono messa con uno del 1992, uno che è nato come me ma 5 anni di meno, secchi, perché io l'ho fatto per lui. Io volevo che lui a 27 anni vedesse qual è il suo futuro fatto di ansia, depressione, attacchi di panico, nervo sciatico e assenza della previdenza sociale, e non voglio che lui faccia i miei stessi errori, quantomeno nel dosaggio degli psicofarmaci. Quindi la cosa è che
mi piace molto stare con uno del 92, perché i ragazzi che sono nati nel 1992 sono molto giovani, sono spensierati, no? Sono leggeri, mordono la vita. Diciamo che quando uno dell'87 frequenta uno del 92, quello dell'87 fa le stesse cose che fa quello del 92, però cagandosi addosso, attaccandosi alla tazza del cesso e invocando perdono. Perché... sì, è come stare con dei cuccioli di Labrador, no? Che vedi, che li vedi, che corrono felici, e tu dietro muori. Questo è il destino quando stai con uno del 92. E poi lui è un bellissimo ragazzo, è di Roma come me, solo che appartiene a quella categoria di romani che parlano in italiano, che io con affetto chiamo Giuda Iscariota, le merde. Quindi insomma, lui per darsi... sì, no, dai, se parli in dizione tu devi morire, c'è qualcosa che non va, sei una spia, sei un Giuda, capito? Quindi ovviamente lui per darsi un po' di dodo con me mi ha detto questa cosa, perché quelli del 92 sono molto belli, mi ha detto, sai, allora non ti spaventare, però io, Michela, ho delle amiche che sono molto belle. E dato che lui è più piccolo, nella mia testa sentivo solo azzi, questo c'ha solo amiche fregne. Io dico, vabbè, qual è il problema, apriamo sto Instagram, vediamo le ste amiche fregne. Regà, apro Instagram, un granaio di culi fatti col compasso, una cosa disumana. Tutte laureate in giurisprudenza con questi culi fatti col compasso, tutte foto di lui alle lauree di queste, che c'era lui con questi culi con le corone d'alloro. Avete presente queste che c'è? Tutto dico, ma dai, ma io non ci vado in palestra, io sono naturale. Se oh, ma chi sei, Ermago Silvan? Ma oh, ma te t'ammazzi de squat, ma che stai a dire? Cioè, ma te t'ammazzi de squat e te mangi il kefir, la bugiarda, la bugiardona, capito? E meno male che c'è stato il Covid, se no si dovevamo fare tutte queste cene con queste amiche e mi facevano, ma tu sei troppo simpatica! E io stavo lì, che certo tutti dicevano, no ragazze, scusate, non ho il culo a forma di compasso perché io sono dell'87, sapete, noi abbiamo avuto Chernobyl, quindi... sono le radiazioni, non è possibile. E la cosa bella del gap generazionale è anche le reazioni, no? Quando io mi sono messa con lui, ho fatto vedere, insomma, i miei amici e le mie amiche, la foto di lui, e loro, insomma, i miei amici e le mie amiche mi facevano quanto è buono, e io ho detto, beh, adesso gli amici di lui impazziranno per me, diranno, Riccardo, ma tu ti sei messo con la Brigitte Nielsen di Roma Nord, ma tu stai con una figa da volo, ma chiudila in casa, perché se no tutti ci si buttano addosso. Dico, Riccardo, ma che hanno detto gli amici tuoi che stai con me? Lui, beh, sai Michela, sono molto contenti perché hanno detto, Riccardo per una volta sta con una ragazza intelligente. Ma sei contenta, amore? Ma li mortacci tua? Ma che cazzo me ne frega a me? Scusate, cioè, ma che me frega a me di essere intelligente? Le persone intelligenti non le sopporta nessuno. Ragazzi, ma cioè io non voglio fa a fine de Burioni. Cioè Burioni è stato estromesso da tutti i gruppi WhatsApp delle pizzate de classe, perché le persone intelligenti nessuno vuole stare con loro, perché Burioni stava là a dire, oh ragazzi, non s'andiamo a mangiare la pizza coi moni, stiamo attenti che insomma c'è il Covid, tutti, ma state zitto, brutta ciabatta, portigliella. E lo hai fatti Burioni, non parla più, è per questo che non parla più. Io non voglio essere intelligente, ragazzi, io non so Alda Merini, cioè io l'unica poesia che potrei mai scrivere è il muro de latta sugli occhiali tua puzza, questa è l'unica poesia che posso scrivere io nella vita. Io non voglio essere intelligente, io voglio che sulla mia tomba ci sia scritta, qui giace Michela Girò, una ragazza de classe, elegante, la regina delle fregne. E quindi adesso studio scienze della produzione multimediale, o come lo chiama mia nonna, i filmini. Come tutti gli studenti d'Italia, anche le nostre lezioni sono diventate ufficialmente online e abbiamo dovuto ridimensionare un po' le aspettative, e questo significa che se mesi fa imparavamo a realizzare un lungometraggio, adesso ci insegnano a fare i TikTok. Qualche giorno fa mia madre è venuta da me e mi ha chiesto, ma Valeria, quando le zie e le mie amiche mi chiedono cosa vuoi fare da grande, io non so mai cosa rispondere, cosa vuoi fare da grande? E ho detto la copywriter, e lei mi ha detto, ah, e ho detto la copywriter è la professionista che si occupa della parte scritta e della parte linguistica delle pubblicità. Ora mia madre non sa l'inglese, quindi non riesce a dire copywriter. Allora ho detto, vabbè, di alle zie e alle tue amiche che voglio fare la comica. Ha imparato a dire copywriter.
ho uno strano rapporto con i bambini. Il fatto è che sono troppo onesta, cioè non potrei mai guardare un bambino negli occhi e dirgli che Babbo Natale non esiste. Voglio dire, Babbo Natale esiste. Babbo Natale esiste, il mondo è pieno di vecchi di mezza età con la pancia e la barba che non vedono l'ora di riempirti di regali. Solo che solitamente vogliono qualcosa in cambio e non è proprio latte e biscotti. È stato strano scoprire che Babbo Natale non esiste. Avevo 9 anni ed ero la più grande tra i miei cugini. E un Natale un mio zio mi prende da parte, mi porta in una stanza e mi dice: beh, quest'anno Babbo Natale lo fai tu? E io l'ho fatto, ma mi sono anche fatta un sacco di domande e mi sono data 2 possibili risposte. O Babbo Natale non esisteva, o tutto quel tempo ero io Babbo Natale. E allora mi chiedevo: oh mio Dio, ma com'è possibile fare qualcosa e il giorno dopo non ricordarti nulla di quello che hai fatto? Poi a 16 anni ho iniziato a bere e ho capito. Capita. Poi a 17 anni ho iniziato a fumare e pensavo: magari siamo tutti Babbo Natale. Non mi ha sconvolto tantissimo scoprire che Babbo Natale non esiste. Mi ha sconvolto tantissimo scoprire che i fascisti esistono davvero. Voglio dire, ok, abbiamo tutti letto di loro nei libri di storia in quinta elementare, ma abbiamo letto anche di Gengis Khan e continuiamo a pensare che sia un personaggio di Tekken 3, quindi... La prima volta che ho scoperto l'esistenza dei fascisti avevo 11 anni ed ero al mare con mia madre e una mia amichetta, mia coetanea. Arriviamo in spiaggia, io e la mia amichetta entriamo in acqua, usciamo dall'acqua e mia madre non era sotto il nostro ombrellone. Tranquilli, in questa storia i fascisti arrivano dopo, mia madre sta bene. Mia madre è la classica persona che parla anche coi sassi, quindi in poco tempo ci siamo ritrovati sotto l'ombrellone di questa signora sconosciuta, molto simpatica, che aveva una figlia sui 25-30 anni e io e la mia amichetta abbiamo iniziato a parlare con questa ragazza, se non che a un certo punto questa ragazza ha un'illuminazione e ci dice: ehi, devo farvi vedere una cosa. Ed estrae una foto in bianco e nero di un tizio molto buffo che scopro essere il Duce. E ci dice: io sono fascista. E nella mia mente di undicenne, quello che mi è venuto d'istinto fare è stato girarmi a vedere la reazione della madre. Perché, voglio dire, mia madre mi aveva sgridato un sacco una volta che avevo detto una parolaccia per sbaglio al supermercato, quindi figurati se. Perché non pensavo che il fascismo fosse illegale, pensavo fosse maleducazione. Facciamo un salto temporale, andiamo all'anno scorso. Sono a matrimonio, mi ritrovo al tavolo con i fascisti, però i ravioli sono arrivati in orario e non mi sono lamentata, colpa mia. Sono al tavolo con i fascisti, malauguratamente questa ragazza mi prende in simpatia e con la sicurezza di chi ti sta consegnando la pillola rossa mi dice: ma lo sai che se vince la sinistra danno tutti gli orfani ai gay? No, no, vi do un momento per metabolizzare l'informazione. Io mi sono immaginata questo mondo parallelo in cui tutti gli orfani del mondo vengono consegnati a tutti gli omosessuali del mondo. Mi sono immaginata, non lo so, questo ragazzo che viene svegliato la mattina dal citofono, va alla porta, apre del postino che dice: buongiorno signor Saddi, questo è il suo bielorusso di 3 anni. No, guardi, ci deve essere un errore, io non voglio figli. Pochi cazzi, signor Saddi, l'ho vista ascoltare gli Abba, lei ora questo bambino se lo prende! È che i bambini mi mettono tristezza perché mi ricordano la mia infanzia, che non è stata tra le più felici. Diciamo solo che ero una bambina mediocre e avevo una cugina geniale. Cioè una di quelle che praticamente sapeva fare tutto, che correggeva la maestra, che suonava il pifferaio magico col piffero piantato su per il culo, tutte queste cose qua. Un genio, un genio. E io invece ero una che faceva con la terra e l'acqua un miscuglio e diceva: guarda mamma, la cacca! Quindi chiaramente ero inferiore a questa cugina. E poi mia madre mi piazzava, perché secondo me per sadismo, davanti alla televisione mi faceva vedere tutti i bambini prodigio, no? Questi bambini tipo del coro dell'Antoniano, senza denti, bruttissimi, però ho capito che erano lì. Oppure mi diceva: guarda qua, guarda i bambini del volo, come cantano, che voce. E mi guardava così come a dire: tu merda. O
ora, con la lucidità di un'adulta, vi dico che era lei la stronza, perché ragazzi, quei bambini prodigio, che cosa sono diventati da adulti? Cioè, i bambini del coro dell'Antoniano sicuramente ora sono dei serial killer, ma ve le ricordate le facce? Cioè, io ho risentito al contrario le tagliatelle di Nonna Pina, ed è praticamente una canzone di Marilyn Manson che inneggia a incendiare le chiese, ve lo giuro. Non è vero, non ho preso gli psicofarmaci oggi. Però, i bambini del volo, per esempio, adesso da adulti che cosa fanno? Coltivano l'hobby di cagare sui muri. L'avete sentita la storia che cagano? Comunque, insomma, quindi per dire cosa? Che i bambini prodigio sono delle merde. Io sono qui, fatelo vedere ai vostri figli mediocri. Io sono qui. Mia cugina è ad Harvard, ma vabbè. Questo era un esempio che non calzava. Comunque, ho rispetto dei bambini. Ho rispetto dei bambini e io i bambini li tratto esattamente come tratterei un adulto. Cioè parlo con loro, non come se fossero degli handicappati come fanno la maggior parte delle persone, giustamente. Però io invece ho rispetto. Infatti l'altra volta ho tenuto il figlio di una mia amica che mi dice, prima di andare a dormire, stai con me per piacere, io ho paura del buio. E io gli ho risposto come avrei risposto ad un adulto. Gli ho detto, tesoro, tu non hai paura del buio, hai paura della morte. Buonanotte. E me ne sono andata. Il giorno dopo la mamma mi fa, Matteo non ha più paura del buio. Sai, sono anche educatrice, forse è quello. Sì, ma adesso ha paura della morte, testa di cazzo. Ma come ti è venuto di parlargli della morte? Ma sei una psicopatica. Poi ha cambiato atteggiamento e dall'essere arrabbiata, dall'alto della sua laurea telematica in psicologia, mi ha detto, tua madre non ti ha amata, vero? E io le ho risposto, no, guarda, mia madre mi ha amata con parsimonia, ma mi ha amata. E mi sono ricordata quando a 4 anni ho chiesto per la prima volta a mia madre, mamma, mi vuoi bene? E lei mi ha risposto, devo conoscerti meglio, dammi il tempo. E quindi questa era la situazione in casa mia. Poi mi ha chiesto anche, tu hai un atteggiamento, mi ha detto, hai un atteggiamento aggressivo, ma sei stata picchiata da bambina, hai avuto un'educazione di tipo violento. E ci ho riflettuto. E mi sono ricordata, cioè ho sentito un rumore tipo onda che si infrange su uno scoglio, tipo e ho risentito tutti gli schiaffi della mia vita. Uno che ho ricordato particolarmente interessante, avevo circa 7 anni, ero vestita come mio fratello perché i miei genitori erano dei tirchi di merda e avevo i capelli corti. Mio padre passa da dietro di me mentre giocavo con le Barbie, passa, mi tira un ceffone e mi fa, lo smetti di giocare con le Barbie che mi diventi frocio? E io faccio, papà, ma io sono femmina. Ah, ma tua madre non mi aveva detto niente. E se ne va. Un'altra volta, era il tempo del Titanic, io stavo sotto alla merda per Leonardo DiCaprio, avevo il poster e siccome ero troia già da bambina mi sono messa a limonarlo. Così, entra mia madre, mi tira un ceffone e mi fa troia! E il giorno dopo entro in camera, non c'era più il poster di Leonardo DiCaprio ma quello di Antonello Venditti. Ma io non ho mai avuto i gusti difficili per cui mi sono attaccata anche a lui. Il giorno dopo ancora c'era la Madonna. No, non si può dire. Non ho fatto niente. Quindi, insomma, questa è stata la mia educazione. E infatti questa violenza poi me la sono portata anche a scuola. Una volta la maestra ha chiamato mia madre dicendo, guardi, sua figlia è incontenibile, picchia tutti, bambini, bambine, persino la povera negretta appena arrivata dal Congo. E mia madre ha risposto, beh, perlomeno tratta tutti allo stesso modo. Cioè, questa era la sua particolare idea di integrazione, però vabbè. E insomma, per fortuna non erano tutte delle merde in casa mia. Io avevo una figura di riferimento che è stata una figura importantissima nella mia vita, che è stata mia nonna. Mia nonna mi ha insegnato tutto ciò che si possa insegnare di utile a una giovane donna del sud Italia. Mia nonna mi ha insegnato a rubare. E quando passavo davanti ai fruttivendoli facevo, ah, io rubavo perché pensavo fosse legittimo. Un giorno il fruttivendolo mi ha scoperto e fa, signora guardi, sua nipote ogni volta che passa qui davanti ruba. E mia nonna mi dà uno schiaffo, mi fa l'occhiolino e mi fa, ah ma guardi, non lo sapevo. Faccio, nonna, ma me l'hai detto tu. Mi tira un ceffone, un occhiolino un po' più incazzato e mi fa, ladra e bugiarda. Quindi lui ha capito che anche lei era una pezza di merda. Allora, io sono una donna di 34 anni, senza i figli, quindi il mio unico obiettivo sociale è di ascoltare quelle che invece figli ce li hanno, che si lamentano. Però nonostante io capisca il loro punto, mi trovo comunque a empatizzare con i bambini, a empatizzare soprattutto con le bambine, perché che palle è essere una bambina adesso, con queste madri che ti caricano. La mia figlia può fare tutto. Empowerment. Non ti deve fermare niente.
Madonna mia, ragazze, ma che paura! Aiuto! Adesso il terrore più grande delle mamme è che arrivi la loro bambina, un giorno arriva e gli dice: mamma, voglio fare danza e mettermi il tutù rosa. Che dolore che m'hai dato! Ma che è sta storia della danza? A rugby t'ho iscritto. Perché non vuoi andare a rugby? Digliela, ma perché non ti vuoi coprire di fango dalla testa ai piedi? Perché? Perché non mi diventi lesbica, ti metti con la tua amichetta, così poi io posso andare a Rai 3 a dire quanto io ti accetto per quello che sei? Perché mi fai questo? Perché mi fai questo, Oscar? Perché mi fai questo? Ti ho anche comprato la buonanotte delle bambine ribelli. Bello, ma non solo quello, anche quegli altri titoli tipo Indomite, donne con le palle d'acciaio, tutti questi titoli che se li estrapoli dal contesto fanno un po' quel sapore di istituto luce, Ardite gagliarde, le bambine del futuro preparano la cena e combattono i cliché. Cosa così. Ah, come funzionano sti libri? C'è una donna, protagonista di ogni storia, una donna che ha raggiunto dei grandi obiettivi nella scienza, nell'arte, e ti dicono: ehi tu, bambina, tu potrai fare tutto quello che vuoi. Empowerment. Nonostante gli ostacoli. Ora tu leggi questi libri, dopo un po' ti accorgi che in realtà queste hanno fatto delle vite che sono stati degli spiedini di soprusi e abusi eternamente rinnovati nella storia. Quindi in realtà il messaggio è: bambina, tu puoi fare tutto quello che vuoi, purché tu abbia una vita di merda. Così. Se non mi credete, seguitemi, ecco, andiamo, siamo in un bel appartamento di Milano, bel caldo appartamento di Milano, dove c'è una mamma milanese che sta mettendo a letto la sua bambina, quelle bambine che hanno solo tre nomi possibili, Ginevra, Sofia, è uno di quei nomi un po' tipo meteorologici, tipo Luce, Sole, Maria Sole, Maria parzialmente nuvoloso. Cioè, allora dai, su, vediamo qua. Hai preso la tisana allo zenzero? Adesso la mamma ti racconta una bella storia, Ti racconto, fa vedere. Ti racconto la storia della Marie Curie. Allora, la Marie Curie faceva l'istitutrice in Polonia. Un bel giorno decide di studiare chimica, va in Francia e conosce il Pierre. Fanno un sacco di ricerche col Pierre e vincono il Nobel. Ma che brava la Marie Curie! Vincono il Nobel, solo che poi lui la incorna con una romena, muore sotto le ruote di un carro, lei rimane vedova da levare due figlie e dopodiché muore per le radiazioni emesse dalle sue ricerche. Dormi bene, Per carità, ma chi sono io per contraddire questa cosa? Però vi è pigliato proprio il fittone di questa cosa della scienza. Ho visto delle mamme che hanno fatto le magliette alle loro bambine. Non voglio essere una principessa. Voglio essere una scienziata. Anche in inglese le fanno: I don't want to be a princess. I want to be a scientist. Le ride l'hanno regalata, Allora, amore della zia, vieni, ti dico una cosa. In Italia ci sono 78.000 nobili e 9.000 dottorandi. È molto più facile che tu diventi una principessa piuttosto che un ricercatore pagato, tesoro. Vai, lo dia a tua madre, vai, vai.